E continuiamo il nostro mese di maggio in compagnia del servo di Dio, fra Daniele e Natale. Nei giorni scorsi abbiamo visto come sin dall'inizio della sua vocazione sente di avere questa mamma, che è la Madonna, che lo accompagnerà per tutta la sua intera vita. Ma abbiamo già detto che chi lo ha educato, chi lo ha fatto maturare nella devozione a Maria, è stato Padre Pio da Pietrelcina. Fra Daniele e Natale, a San Giovanni Rotondo non è mai stato di famiglia, di comunità, ma spesso nel convento andava o perché inviato dai superiori, per esempio a preparare delle feste, poiché lui era un ottimo cuoco, e il periodo più lungo in cui fra Daniele è stato San Giovanni Rotondo è stato nel 1952, il periodo subito dopo la sua operazione di tumore avvenuta a Roma. Tornato da Roma, lui era di famiglia nel convento di Sant'Anna, fra Daniele, anche su suggerimento dei suoi superiori, andò a vivere un periodo di convalescenza e di cure a San Giovanni Rotondo a fianco a Padre Pio. E Padre Pio, proprio in una sera in cui lui era con lui, gli disse, Padre Pio a fra Daniele, sappi che da oggi hai un padre. E fra Daniele risponde, padre, io il padre ce l'ho. E Padre Pio, fra Daniele, che hai capito? Io intendo il padre spirituale. Così Padre Pio divenne il suo direttore spirituale, il suo padre spirituale. E la cosa è originale, perché in genere è la persona, l'anima, che sceglie il padre spirituale. Invece qui è stato il padre spirituale a scegliere fra Daniele come suo figlio spirituale. E allora fra Daniele ha imparato da Padre Pio tanto della vita spirituale, ma lui riconosce soprattutto di aver imparato da lui come bisognava davvero amare la Madonna. E ascoltiamo quello che il nipote, fra Remigio Fiore, riporta a proposito in un libro su fra Daniele. Padre Pio mi fece capire come dovevo amare la Madonna. Quello che sentiva lui, quell'affetto che lui nutriva per la dolce mammina, l'ha trasmesso anche a me in una maniera tale che la Madonna è diventata anche per me la mamma. La mamma vera, che non si fa ripetere due volte quello che un figlio le chiede. Avevo l'impressione, conclude fra Daniele, che la Madonna avesse me come suo unico figlio, pur essendo la mamma di tutti, pur essendo tutta in ognuno. E fra Daniele non si è sbagliato quando ha avuto questa impressione di essere l'unico figlio della Madonna, di Maria, perché Maria ama tutti e ciascuno come se fossimo gli unici suoi figli. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.